Eccoci dunque con la nostra seconda parte di Malacoda. Stiamo parlando di questa riforma della sanità toscana, la riforma delle ASL. Arriveremo ad un'unica azienda regionale, a tre aziende regionali. Le aziende restano le aziende per quanto riguarda l'università, quindi gli ospedali universitari, in questo caso per la riforma li riguarderà, ma in modo diverso, non verranno accorpati alle aziende, ma resteranno comunque le università. Però qui il nodo era sui tagli, nel senso questi tagli, questi risparmi da dove arrivano, questi presunti tagli dove saranno? Giusto? Un po' riassunto. Sì, però la legge viene fatta per riorganizzare il nostro sistema regionale degli enti della sanità. Quindi noi pensiamo, anzi siamo certi, altrimenti non la faremmo, che una riorganizzazione di questo tipo porterà a dei risparmi strutturali, cioè che avranno un effetto benefico nel corso degli anni, non soltanto una volta, ma un effetto benefico nel corso degli anni, tali da poterci permettere che il sistema sanitario e sociale che veniva descritto dall'assessore Marroni, come lei riportava poco fa. Non è una legge che taglia, la legge che taglia c'è già stata, è stata quella, la legge di stabilità nazionale, che ha tagliato una serie di centinaia di milioni alla Regione Toscana, che li deve recuperare per forza. Per accompagnare questo processo di tagli, noi abbiamo detto, non si può incidere soltanto come dire, con il cacciavite sulla riorganizzazione dei vari servizi sui territori, bisogna dare una scossa forte, una torsione forte al sistema perché ci dobbiamo riorganizzare per permettere i tagli in corso d'anno e anche poi di mantenere questi tagli positivamente nel senso del risparmio anche negli anni prossimi. Questo è il criterio della legge. I tagli la Giunta regionale li poteva fare senza nessuna legge. Abbiamo voluto dare anche però un'idea che si tagliano ulteriori strutture burocratiche, che si fanno sacrifici anche dove qualche volta si pensa che questi non vengano fatti. E a livello aziendale e interaziendale, non potendo fare l'azienda unica, che era il progetto originario di Enrico Rossi, che non è stato possibile portarlo per via di impedimenti di carattere normativo di livello nazionale, le due aziende, a noi siamo convinti, possano servire in un miglior dialogo fra di loro a portare quei risparmi nel corso degli anni necessari. Però vanno fatti Non saranno subito. immediati, cioè nel No, no, senso i dovranno risparmi, arrivare. senza questa riorganizzazione non si risparmia. Però i risparmi necessari quest'anno dovuti al taglio che abbiamo subito insieme alle altre regioni della legge di stabilità, abbiamo dovuto per forza farli. E non sono tagli che andranno sui servizi e non sono i tagli che incideranno. Noi siamo convinti sui cittadini. D'altra parte questa regione è tale, è in pareggio di bilancio, ha risultati, vogliamo fare il conto dei risultati che ha, contati da altri, eccetera, sui risultati di sanità, è tale perché ha avuto il coraggio nel corso degli anni di fare scelte difficili e impopolari. Se noi riprendiamo il dibattito di fine anni 90 dove sono stati chiusi 50 ospedali, doveva succedere il pandemonio, il finimondo, la gente moriva per strada. E invece, grazie al coraggio e alla lungimiranza di quegli amministratori, siamo oggi a questi A risultati. discutere. Allora, io non so, per carità, Naldoni può anche a volte starmi simpatico, però non so in che mondo vive. Noi usciamo da 5 anni in cui abbiamo visto purtroppo che i bilanci delle ASL erano truccati e ci sono dei seri problemi, ci sono delle inchieste in corso. Abbiamo visto che c'era una gestione degli immobili molto allegra e una commissione inchiesta che abbiamo partecipato insieme ha riconosciuto che c'era una gestione immobiliare, nel migliore dei casi, distratta, mettiamolo così, o comunque poco attenta. Usciamo quindi da delle condizioni disastrose della gestione amministrativa della sanità, tanto che sono stati costretti loro a inserire un odioso balzello di 10 euro tutte le volte che uno va a farsi una lastra, una radiografia, una cosa, con la scusa della digitalizzazione, che se uno è malato grave, poco, ricco, povero, qualsiasi cosa, si chiede 10 euro, manco fosse il fiorino, per qualsiasi cosa, una tassa aggiuntiva da come abbiamo gestito male le proprie esigenze sanitarie. Ora si arriva a fare ulteriori tagli lineari, a fare una legge che complica ulteriormente, che fa finta di snellire, quando in realtà non snellisce le posizioni apicali che sarebbero da snellire, anzi lì c'è una proliferazione ulteriore di incarichi e di nomine, e nel concreto si va a incidere sulla carne viva. Quando si dice che ci saranno esuberi per 100 milioni di euro, non è la legge, è quello che dichiara Rossi a margine della legge, è uguale, la legge si tiene e questo sistema sanitario, dopo gli sprechi dell'ASL di massa, si tiene in mano
solo perché ci sono, solo perché si faranno, secondo Rossi, questi esuberi per 100 milioni di euro, si va a incidere su, in condizioni, in piccole strutture o grandi strutture ospedaliere, dove già i medici magari hanno due, sono tre mesi di ferie da non godute sulle spalle e non sanno come fare, finiscono i turni la notte e riprendono il turno la mattina dopo, quando è una cosa che è pericolosissima. Già ci sono strutture sanitarie che rischiano il collasso perché non hanno abbastanza personale, noi si va a fare ulteriori tagli e non si incide su quello che è veramente stato lo scandalo nella gestione sanitaria, a partire dai bilanci, le operazioni immobiliari, i favoritismi. Cioè, l'esempio, io lo sto ricordando a tutti, abbiamo un magazzino preso dall'Estav per i farmaci, perché ci sono, servono i magazzini per accantonare i farmaci. Abbiamo comprato un magazzino, speso 30 milioni di euro per comprare un magazzino, è a Calenzano questo magazzino è vuoto. Nel frattempo continuiamo a spendere 1.236.000 euro l'anno per un altro magazzino di affitto, e quello è vuoto. Insomma. Allora, se incidiamo sui magazzini comprati per tenerli vuoti e inutilizzati, piuttosto che sul medico e l'infermiere che non ha la possibilità di andare in ferie. È così? Certo, che ti pare. Forse in un'altra regione, non lo so, ti ripeto, probabilmente Giovanni viene da un'altra parte d'Italia. Perché il magazzino a Calenzano non è vero? Chi l'ha scoperto il magazzino a Calenzano? C'è una causa, come tu sai, della ASL, l'hanno denunciato loro e sono in causa con chi gliel'ha venduto e chi gli ha provato, diciamo, a farglielo comprare così. Sì, sì, lo sai, abbiamo fatto la commissione d'inchiesta insieme, c'era anch'io in quella commissione. No, quello non si è trattato perché il magazzino è l'Estav, non l'ha scoperto l'ASL. Ma se ne è parlato tanto. Ma non l'ha scoperto l'ASL e l'ASL continua a difendere questa vergogna. È talmente complicato. Siamo al disastro in Toscana con la sanità, come si sa, insomma, lo dicono i bilanci certificati, lo dice il comandante della Guardia di Finanza, che andandosene dalla Toscana disse che il caso della ASL di Massa era dovuto a un dipendente infedele e che, nonostante gli accordi fatti, l'ha detto il generale della Guardia di Finanza. Sì, però non l'ha detto il tribunale. No, lo dirà il tribunale. Il tribunale però l'ha detto tutt'altro. Quello che ha controllato tutti i bilanci della regione toscana, delle ASL della regione toscana, andandosene ha detto queste parole. Queste quindi parole e il caso in questo momento di Massa, vedremo come finiscono le indagini. E Siena, Pistoia, Siena, il buco di Siena, il buco di Pistoia. A Siena il direttore generale sbaglio o è l'attuale moglie di Rossi quando si è fatto il buco del bilancio di Siena? Quanto era il buco del bilancio di Siena? 10 milioni, ecco, buttali via. No, io non butto via proprio nulla. 10 milioni che... La gente non arriva alla fine del mese e sprecate 10 milioni di euro così, dai! Ma che sprecate? Il buco di Siena è stato rintracciato, te lo chiami buco, è stato rintracciato dal direttore generale, mica te ne sei accorto te. No, dai revisori dei conti. No, conti, signore mio, dai revisori dei conti. Benissimo, dal direttore generale, il quale direttore generale ha fatto presente alla regione mancava 10 milioni, era una partita di giro, 10 milioni che sono tantissimi, per carità, ma per una ASL che ha centinaia e miliardi di euro sono una roba risibile, poi sono tantissimi, non va sprecato neanche un euro, ci mancherebbe altro. Dopodiché, no, noi diciamo che questa riforma servirà anche a fare in modo che i bilanci della ASL, a quel punto unica e non tante così, non siano fatti addosso a quell'accanto, ma ci sia più vicinanza alla holding regionale, diciamo, usiamo un termine un po' brutto, comunque con il sistema regionale sia più facile controllare. Questo è quello che pensiamo noi. Il problema è che era quello regionale che diceva truccare i bilanci, non viceversa. Ora io non esagererei. E come non esageresti? È così, è andato di fatto. Non esagererei. I dati di fatto sono quelli che tu pensi te. Certo, certo. Probabilmente, come dire, chissà chi te li dice. Io, siccome non ho persone che mi suggeriscono sciocchezze, cerco di dirle, ma dirle magari per conto mio. Tra l'altro è la sentenza d'assoluzione del vino che dice questo, lo dice il tribunale, non Donzelli. Allora, dice il tribunale, la sentenza d'assoluzione del vino. Benissimo. Poi vorrei raccontare un aneddoto su Siena. Quando parleremo di sanità invece di giustizia, non so quando ci toccherà. No, vorrei capire i soldi dei cittadini. No, ma per saperlo, la sanità. Allora, guarda, allora dico così. Questa sanità così disastrata è la migliore d'Italia. Non lo volevo dire perché alla fine si parla sempre di questo. È la migliore d'Italia. Con i bilanci certificati, fatelo anche nelle altre regioni, dico agli amici emiliano romagnoli, veneti, piemontesi, lombardi, campani, laziali, abbiate il coraggio di far come noi, certificate i bilanci e ottenete i risultati che ottiene questa regione, poi se ne parla, perché un conto è la campagna elettorale e un conto è dire ai toscani che possano stare tranquilli. Qui si fa salute e non solo sanità, gli ospedali, i professionisti, non manca proprio nulla, perché siamo stati in grado, mentre altrove succedeva ben di peggio, governati da te e dai tuoi amici, caro Giovanni, dai tuoi compagni di partito e non da miei, avete fatto un disastro di miliardi di euro che paghiamo anche noi, anche la Toscana è costretta a mettere quei ticket perché altrove sono stati fatti dei disastri, cosa che qua si sta parlando, si racconta un po' le cose come stanno, se va bene si parla di 10 milioni di euro. Cioè,
certo mi nervosisci quando si racconta la verità. 10 milioni di euro, la tua verità, Giovanni. Si sta parlando, se va bene, di 10 milioni di euro che il sistema, ha trovato e ha recuperato senza fare danni. Chiaro? Questa sanità dobbiamo andarne orgogliosi. Ma se ne sono spariti 400 milioni, si faceva prima, 400 milioni ce ne sono di cose che non vanno, ce ne sono e come, di cose che non vanno anche nella sanità toscana. Io quando esce una classifica, escono dei risultati sulla nostra sanità, non vado a vedere dove siamo primi, vado a vedere dove siamo secondi, terzi, quarti. Ultimi. È lì che bisogna andare. Ultimi che? Mattabono. Ultimi sulle code d'attesa. Mattabono. Ultimi sulle code d'attesa. Liste d'attesa. Che code d'attesa? Ma come no? Mattabono. Siamo ultimi. Se uno deve fare un'analisi e un'operazione in Toscana, arriva esimo. In Lombardia questa ci mette molto centro meno. Centro studi Fratello d'Italia questa, No, mi dispiace, sono i dati del Ministero della Sanità. Sono i dati del Ministero della Sanità in cui la Toscana, nelle operazioni... Le parole sono quelle nere anche su internet. Va bene, se ascolti, oltre che urlare, perché capisco che quando uno racconta la verità voi ne positivi, ma... Ci sono, allora, i dati del Ministero della Salute, potete scaricarli da internet, sono pubblici, andate sul sito del Ministero della Salute, scaricate i dati dei tempi d'attesa per le operazioni. Quali operazioni? E vedete che per le operazioni, per esempio le operazioni oncologiche, Toscana è penultima e terzultima in quasi tutti i settori. Andate voi da soli. Vero nulla. Da soli. Io vorrei avere soltanto una cosa. Secondo. Io ho 3 minuti. Tre minuti però, non è che lui ha urlato per 20 no, minuti. No, io vorrei soltanto capire più che altro. Perché cosa cambia per il cittadino? Per 5 minuti. Per il cittadino che cosa cambierà? Faccia urlare lui, poi urlo io. No, allora, secondo me l'unica cosa che doveva cambiare non cambia. Io ho fatto una proposta di legge e spero che sia votata in questi ultimi consigli, semplicissima, che i primari, i cosiddetti primari, siano scelti con concorsi trasparenti e selezionati col merito, non nominati per la politica, perché questa è la vera chiave di volta per cambiare la sanità in Toscana. Se c'è un filone politico il primario viene scelto dal direttore dell'azienda, il direttore dell'azienda viene scelto dall'assessore, l'assessore viene scelto dal presidente della regione, finisce che per mandata politica c'è le cordate e il primario non è scelto il più bravo, ma è scelto quello che è nella cordata giusta politica, che oggi è la loro, domani mi auguro sia la mia, ma io vorrei non scegliere i primari, vorrei un domani, quando governerò questa regione, che i primari fossero scelti per merito, con concorsi trasparenti, chiari, lineari. Come avete fatto altrove? Voi in A me non mi interessa, io voglio governare la Toscana. Per esempio. Io voglio governare la Toscana. No, questa è una legge che voglio portare in Toscana. Nelle altre regioni possono aver sbagliato, la sinistra, la destra, non mi interessa, in Toscana. Parliamo a casa nostra. La votate questa legge? Riferimenti culturali. La votate questa legge? Sai bene che è invotabile. È invotabile per voi perché ci avete a mettere raccomandati. No, perché ci sono delle leggi nazionali che non lo vietano. Non lo vietano. La nostra e ce lo impediscono. Non lo impediscono. Sono sciocchezze, sono cose fatte. È fuffa. Una cosa così elettorale. Uno dice una cosa così, va bene, così si pigliano per merito. Poi il merito chi lo decide? Lo decide una commissione di medici, ovviamente. Chi lo deve decidere? I Donzelli, sai lui che se lo merita di andare a fare il primario. Quindi una commissione di medici, esattamente come succede ora. C'è una rosa e poi sceglie il direttore generale. Una rosa che è composta in base a criteri oggettivi e poi sceglie il direttore generale. Okay. Come prevede quindi la nomina è politica e volete difendere la nomina politica. È una vergogna. Come prevede la normativa nazionale e come succede. Io per quanto mi riguarda sono assolutamente per dire che bisogna andarci lì per merito, perché poi queste persone... Però difendete la legge. Ma collaboratori si può anche non difendere. Ma è inutile, si può anche approvare una cosa inutile, no? Ma non è inutile, sarà inutile per te, ma la campagna per i cittadini sapere che il primario è il più bravo e non il più raccomandato, è utile per te, è inutile. Non è inutile, ma basta votarla, abbiamo assurda, ma perché si deve votare una cosa che non ha senso? Allora votiamo, ha più senso che continui a esserci raccomandati o che ci sia il merito. Ma presenta una legge dove c'è scritto che bisogna stare bene tutti. La presenti, la si vota tutti, no? Chi è che non la voterebbe? Ma è una cosa senza senso. Bisogna fare le cose. Guardate, governare la sanità è complicato, mi rendo conto. Certo. Non si fa... Quando si arriva sui problemi veri è complicato. A botte solo di spot chiacchiere elettorali. Siete buoni. A solo botte chiacchiere. Di spot elettorali. Non la fai la sanità. Non la fai. Va governata tutti i giorni. Certo. E fortunatamente... Truccando i bilanci per aiutare i rossi. Governata bene. Truccando i bilanci. Molto meglio. Io non ho capito ancora cosa cambierà per i cittadini. Per i cittadini cambia il fatto di avere la possibilità che la sanità toscana con questa legge manterrà il proprio livello di efficienza e di qualità e quindi di insicurezza. Non ci accorgeremo che ce ne sia uno che su questa roba no, noi si spera poi di migliorarla perché si spera di migliorare laddove non andiamo tanto bene.
Ci sono i siti, ci sono le statistiche, si può guardare. Per esempio sulle liste d'attesa. Sulle liste d'attesa, sì, sì, è vero. Si taglieranno medici e infermieri per permettergli di continuare a sprecare per i bilanci delle ASL e per le porcherie delle operazioni immobiliari. E queste sono due visioni diverse. Donzelli dice taglieranno, Naldoni dice non verrà tagliato niente. Vedremo quando la legge entrerà in vigore. Ormai siamo alla fine, andrà in discussione nelle prossime ore. Domani. Per cui insomma ne sapremo di più già dai prossimi giorni. Ringrazio Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. Ringrazio Simone Naldoni, Partito Democratico. Ringrazio voi per averci seguito. Noi ci vediamo domani, stessa ora, 19 con Malacoda, 12.30 Studio TG. Questa sera Erika Calvani con Acome Azzurro e poi Viola Express.